Il carnevale, con la sua infinità di maschere, di coriandoli e stelle filanti, è la più coinvolgente e scherzosa festa dell'anno. Domenica 19 e martedì 21 febbraio, le strade di Colle Sannita si sono riempite di coriandoli, musica e colori. La Proloco, in collaborazione con il gruppo Carri e il comune di Colle Sannita, ha dato vita a uno dei carnevali più belli del Sannio. Pioggia e freddo non hanno fermato il carrozzone del carnevale 2012, che quest'anno ha visto la presenza di ben 8 carri allegorici. I Freestone, cartone ambientato nell'età della pietra. I cui protagonisti sono l'irascibile Fred Freestone, accompagnato dalla moglie Vilma e dagli amici di sempre, Barney e Benny. Nonché dal fedelissimo cucciolo di dinosauro, Dino. I Puffi, piccole creature immaginarie tutte blu, che vivono dentro case ricavate da funghi. In una foresta incantata, tra i più amati dal pubblico, sono sicuramente Grande Puffo, Puffetta, Quattr'occhi e Nonno Puffo. Il terribile nemico dei Puffi è lo stregone Gargamella, accompagnato dalla sua gatta Birba. Il terzo carro allegorico ha rappresentato l'imponente gru dinosauro dei Freestone. Che con i suoi movimenti ha incantato e impressionato l'intera popolazione. Gli indiani, quarto carro, hanno deliziato la piazza con dolci di carnevale. E non solo, i ragazzi hanno anche riprodotto fedelmente un antico tipi, tradizionale tenda indiana, originariamente costruita con pelli di bufalo e corteccia di betulla. Il carro numero 5 è stato quello del saloon. Locanda tipica del Far West. Nota per le scazzottate e le sparatorie tra i cowboy. Ma anche per le sue donne. Le donne del Sanremo, che hanno distribuito al pubblico intervenuto vino e prodotti tipici bolognesi. Ultimo carro bollese, ma non meno importante,
È stato lo Zoo dei 105. Carro liberamente ispirato al noto programma radiofonico, ideato e condotto tutti i giorni da Marco Mazzoli su Radio 105. Il corteo si è concluso poi con i due carri allegorici degli amici di Circello. Che come tradizione hanno riproposto temi di attualità e satira politica. Carri allegorici, giganti di cartapesta, che i ragazzi e gli appassionati del luogo realizzano nel corso dei mesi, nelle cuscine dei capannoni, sono delle vere e proprie opere d'arte, tutte da ammirare nel corso della sfilata. La manifestazione, giunta quest'anno alla sua terza edizione, ha sorpreso e incuriosito un pubblico sempre più numeroso, che nonostante le avverse condizioni meteo è accorso anche dai paesi limitrofi. La sfilata. Partita dalla zona industriale, si è sviluppata nelle principali vie cittadine per concludersi nella centralissima piazza Flora. Qui i carri allegorici hanno sostato fino a tarda sera, dove si è ballato, cantato e degustato vino e dolciumi dell'antica tradizione sannita. Carnevale è soprattutto la festa dei bambini, ma anche l'occasione per i grandi di tornare fanciulli, allegri e spensierati. Carnevale è la festa in cui ogni gerarchia scompare per lasciare spazio al riso, allo scherzo e alle maschere. La Prologo di Colle Sannita, tra le varie iniziative, quest'anno ha inteso collaborare con il gruppo di giovani che organizzano da diversi anni il Carnevale Collese. È una manifestazione che negli anni sta crescendo e vede sempre la partecipazione popolare in crescita continua. Io devo dire un grazie particolare a questi ragazzi che in condizioni veramente proibitive, al freddo, di notte, si sono impegnati in un lavoro straordinario. E credo che chi ha visto i carri, li vedremo qui pubblicati in televisione, si renderà conto dello straordinario lavoro che hanno fatto. E penso che il ringraziamento e il merito sia tutto loro. Grazie.
Ciao, sono Antonello Di Paola e sono vicepresidente della Proloco di Colle Sannita. A fianco a me c'è il mio collaboratore più valido che ha organizzato insieme a me, insieme a tante altre persone, alla realizzazione della terza edizione del Carnevale e della sfilata dei carri allegorici a Colle Sannita. La manifestazione si è realizzata grazie al gruppo di Carnevale, alla Proloco e al Comune. È stata composta da 8 carri allegorici che hanno sfilato per le vie del paese, di cui 2 sono provenienti da Cercello, che ogni anno vengono a sfilare a Colle. Dopo la sfilata, i carri hanno sostato in piazza, dove ci sono stati festeggiamenti con balli di gruppo e degustazione di prodotti tipici locali, e dove si è trascorso qualche ora, tutto per concludere il Carnevale a Colle. È oneroso ringraziare il Comune di Colle Sannita, la Proloco di Colle Sannita e soprattutto tutti i giovani di Colle e di Cercello che da Natale o presso a poco dopo Natale hanno contribuito alla realizzazione dei carri fatti prevalentemente in carta pesta, come vuole la tradizione. Inoltre dobbiamo ringraziare i vigili e le forze dell'ordine che hanno fatto in modo che la sfilata ha avuto un prosieguo per le vie del paese senza creare intoppi al traffico. E soprattutto ringraziare i giovani di Cercello che, nonostante hanno un loro paese, vengono a Colle, si uniscono a noi per divertirsi insieme e festeggiare il martedì grasso tutti insieme. È un impegno che occupa gran parte del tempo, ci vogliono circa 2 o 3 mesi per realizzarlo, quindi il mio ringraziamento va soprattutto ai giovani che hanno realizzato questi carri e speriamo che possiamo organizzare anche per l'anno venturo la quarta edizione, essendo sempre più numerosi. Elettrocar SNC di Callara Pasquale e Antonio, zona industriale Colle Sannita, telefono 0824 93 1029. Raggiungibili da iPhone scaricando l'applicazione iPhone Magneti Marelli CheckStar. Riparazione a domicilio e pronto intervento. Riparazione alternatori e motorini. Vendita e installazione kit Xenon. Diagnosi e riprogrammazione di centraline motore e airbag. Vendita e installazione autoradio con kit viva voce. Comandi vocali. Funzione Bluetooth. Televisione digitale terrestre. Navigatore.
telecamera e poggia testa. Ricariche d'aria condizionata su auto e mezzi agricoli industriali. Montaggio gomme. Riparazione impianti mezzi agricoli industriali. Della pietra senza limiti per la vostra creatività. Di Paola Antonello e Company, zona industriale Colle Sannita. Telefono 0824 93 1642. Sito web www.dbamarmi.com. Soddisfare l'esigenza di identificare un carattere ad ambienti pubblici e privati, la nostra azienda realizza con professionalità ogni lavoro con qualsiasi tipologia di pietra, marmo, monice e granito, nazionali ed esteri. Pavimenti ed i rivestimenti di bagni, cucine e scale possono essere combinati a discrezione dell'architetto o della commissione e con scelte rigorosamente prestabilite. La DPA Marmi assicura un'accurata selezione di materiali, minuziosità delle rifiniture, l'esecuzione ad hoc di lavori pervenuti e su richiesta, anche con materiali del tutto particolari, offrendo alla propria committenza collaborazione ed esperienza. Bar La Tana di Angelo e Antonia, da 25 anni al servizio del cliente, con qualità e professionalità. Piazza Flora 20, Colle Sannita. Telefono 0824 932024. Cellulare 340 17 31 167.
email barlatana@fiscali.it. Si effettuano servizio break di lavoro e buffet a domicilio. Panini caldi preparati al momento. Torte e semifritti. Caffè. Orzo. E ginseng. Cornetti, ciambelle e toscanelle. Vini e liquori delle migliori marche. Confezioni regalo. Rivenditore esclusivo, capsule e macchine da caffè Illy. MP Motortecnica Paolucci, centro revisione autorizzato MCTC, zona industriale Colle Sannita. Telefono fax 0824 93 4190. Cellulare 338 20 65 588. Email motortecnicapaolucci@alice.it. Riparazioni elettroniche e meccaniche su autoveicoli. Riprogrammazione centraline elettroniche. Riparazione sistemi elettronici. Impianti iniezione benzina e diesel. Impianti frenanti ABS SP. Servizi elettrici EPS, revisioni turbocompressori, meccanica generale, ricariche aria condizionata. Installazioni impianti GPL e metano. Installazione ganci traino. Test bollino blu.
Centro Revisioni Autoveicoli.
dell'igiene. Detersivi. Ordinare tutti i modelli
e le Marche non presenti in sede.
Margherita, via Garibaldi 46, Colle Sannita. Telefono 0824 934175. Circello, Corso Municipio 44. Conat, via San Rocco 3, Ponte Landolfo. Conat Superstore, Contrada San Chirico, Benevento. Olio extravergine d'oliva e oli di semi, quali girasole, mais, soia ed arachidi. Prodotti sperlari. Ferrero, Strega e Perugina. Torroni, Dolciumi. Reparto salumi e formaggi. Confezioni e cesti regalo. Pasta all'uovo, vari tipi di pasta di semola, quali Barilla, Divella. Falegnameria di prima qualità dal 1850.
Luigi e Alfredo Paolucci, SNC. Via Roma 68, Colle Sannita. Telefono 0824 931017. Fax 0824 273404. Sito web www.paolucciarredamenti.it. Lavorazione artigianale in fissi esterni ed interni. Camere classiche e moderne delle migliori marche. Camerette per bambini della linea Moretti e MAB. Pareti moderne. Sale classiche. Complementi d'arredo. Cucine classiche e moderne anche su misura. Reti e materassi delle migliori marche, quali Permaflex e Salus. Pagamenti rateizzati, gruppo Compass. Macelleria Nigro, vendita carni macellate fresche e paesane, salumi di produzione propria, via Aldo Moro, Colle Sannita. Telefono 0824 931200, cellulare 338 5204 179. Winter Service SRL di Nicola Basilone. Noleggio autogru 1500 tonnellate. Piattaforme aeree fino a 40 metri di altezza. Attrezzature per ispezioni sottoponte. Sede legale via Colle delle Alpi 42, Campobasso. Telefono 0874 64164. Altre sedi.
Colle Sannita, telefono 0824 93 1083, cellulare 347 8304 731, Montesilvano, via Garigliano 9, Pescara. We'll be right back.
Thank you.
parco che si chiama Salone. È stato realizzato in circa 2 mesi di lavoro molto duro, diciamo, però in queste sere sono stati parecchi banchetti. Ringraziamo tutti i ragazzi che hanno partecipato e niente, noi giudicate voi questo carro, per me è un bel carro, poi vedete un po' voi.